Gli ingredienti sono 220 g di farina di favo, 3 uova, 125 g di yogurt bianco, 100 g di zucchero di canna, 100 g di burro fuso, 20 ml di rum, una bustina di lievito per dolci, 500 g di fichi freschi ben lavati. Per il caramello serviranno 80 g di zucchero di canna, 30 ml di acqua. Innanzitutto preparo la tortiera, imburro e ricopro la base con un foglio di carta da forno. In un pentolino dal fondo spesso metto lo zucchero e l'acqua. Appena il caramello è pronto, deve risultare liquido e di un bel colore ambrato, verso nella tortiera fino a ricoprire il fondo. Ora taglio i fichi e li sistemo sul caramello, la parte tagliata verso il fondo. In una ciotola metto le uova e lo zucchero. Sbatto finché non avrò un composto bianco e spumoso. Continuando a lavorare aggiungo lo yogurt e a seguire il rum, il burro e poco alla volta la farina con il lievito. E ora verso il composto preparato sui fichi. Livello con la spatola in silicone. In forno a 180 gradi per circa 45 minuti. La torta deve risultare bella dorata. Ora che la torta è cotta, lascio intiepidire, dopodiché capovolgo su un piatto da portata. La torta di fichi è una vera goduria e poi con la farina di farro è una vera libidine. Un caro abbraccio ai miei cari amici, vi ricordo di iscrivervi al mio canale, di lasciare un bel like e soprattutto di condividere i miei video sui vostri social preferiti. Noi come sempre ci vediamo prestissimo, ciao a tutti!